Nome: Jenny. Stefano. Cognome: Cocozza. Brunero. Età: ma io già sono una donna, anche una regina non la dico. 40 anni. Professione: insegnante in congedo. Falegname. Hobby: sport, tanto pilates, yoga, mi piace stare con i miei chihuahua e tante passeggiate. Falegname. Di quale borgo fai parte? Ho fatto parte del borgo San Luigi e adesso sono nei Comes, nella corte. Io ho iniziato nel San Luigi, poi Comes e adesso Trota. La prima volta che hai partecipato al torneo di maggio? Dunque, era il lontano 2012, so che mia figlia muoveva i primi passi. Anche per me, con loro, 2012. Come e quando vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti qui a Rivarolo, era marzo del 2008, era una serata di latinoamericano in un locale. Confermo, sì, a Rivarolo. Perché hai deciso di candidarti al ruolo di reale del torneo? Ma è stata, secondo me, è un po' un cammino, un percorso che si affronta. Ho conosciuto diverse ex regine, ex re, stando nella corte, nei Comes, e quando mi hanno detto che fare il reale è un po' un'esperienza tutto tondo, a 360 gradi, e me ne hanno parlato in modo così entusiasta, ho deciso che poteva essere anche un'esperienza per noi. Sì, negli anni è cresciuta la voglia proprio di poter vivere queste emozioni e quindi abbiamo fatto domanda. Quale emozione hai provato quando hai saputo di essere stato scelto quale reale? Ma diciamo che i ragazzi della Proloco ci hanno fatto uno scherzo e quindi inizialmente hanno pensato di farci credere che non eravamo stati noi prescelti e quindi c'è stato un po' di sgomento. Quando ci hanno svelato che era uno scherzo, mi sono venute le lacrime agli occhi, è stata un'emozione molto forte, tra le più forti che ricordo. Sì, in effetti sono stati bravi, ci hanno fatto emozionare, perché iniziavamo a essere rassegnati che non era l'anno giusto, e invece. Ringraziamento e dedica per questo importante ruolo che ti è stato affidato. Allora, io ringrazio sicuramente i ragazzi della Proloco. Se mi guardo indietro posso ringraziare per esempio la ex cerimoniera del San Luigi, Rosy Marsico, perché lei che ci ha in un certo senso attirato nel torneo di maggio e ci ha insegnato un po' la passione. E poi ringrazio mia figlia che è stata lei che ci ha spronato più di tutti per fare questa domanda e per continuare insomma a crederci. Sì, effettivamente l'avventura è iniziata in San Luigi ed è stata subito molto forte come esperienza, quindi se non fosse stato per la generosità di tutta la famiglia di Rosy Marsico, anche del marito, dei suoi figli che ci hanno introdotti nel torneo di maggio, effettivamente oggi non saremo qui. È iniziato tutto da lì, grazie anche a nostra figlia che ci ha sempre seguiti nelle nostre esperienze al torneo di maggio. Cosa rappresenta per te il torneo di maggio? La storia della nostra famiglia, perché noi abbiamo cominciato il torneo di maggio con mia figlia che muoveva i primi passi e noi che eravamo sposati da pochissimo. E quindi in un certo senso l'abbiamo vissuto anno per anno, crescendo noi come famiglia e crescendo all'interno della gente del torneo, conoscendone sempre di più e imparando ad addentrarci sempre di più nello spirito del torneo. Sì, effettivamente così. Ogni anno è stato sempre più bello, quindi le emozioni le ricordiamo tutte, sono sempre più forti ed è una cosa che unisce la nostra famiglia, quindi sicuramente. Un ricordo particolare legato al torneo? Allora, ne ho tantissimi. Ne ho uno in particolare legato, per esempio, io facevo il tiro alla fune. Per il San Luigi ricordo il primo anno che lo feci, ci classificammo parecchio in alto
e quindi ricordo l'emozione, insomma, di fare questo tiro alla fune, che non era assolutamente tra le cose che facevo, non avevo mai fatto, quindi ne avevo un ricordo molto forte. Poi ho sempre pianto all'uscita dei reali e quindi per me il torneo era anche l'emozione di scoprire chi erano i reali quell'anno, e da lì iniziava la festa. Sì, anch'io, uno dei ricordi più forti è proprio quando abbiamo avuto l'onore di partecipare per la prima volta all'incoronazione, in quanto eravamo i signorotti del borgo del San Luigi, e quindi quel momento lì è stato veramente forte. È una situazione molto intensa, e quello forse è il ricordo più bello. Con chi dei passati re Arduino baratteresti il tuo re? Assolutamente con nessuno. Con chi delle passate regine Berta baratteresti la tua regina? Non sono pronto a questa domanda. Solo una? Devo dirne solo una. Allora meglio che tengo quella che ho. La regina Berta augura a tutti coloro che parteciperanno al torneo di maggio. Io auguro che questo torneo sia speciale, non solo perché noi siamo i reali, ma sia speciale perché finalmente ci lasciamo davvero alle spalle tutto quello che abbiamo vissuto, tutte le restrizioni, tutte le paure, tutto ciò che comunque ci ha condizionato negli ultimi anni, e che sia finalmente il torneo della libertà, del tornare a ridere, del tornare a divertirci in assoluta e tranquilla libertà. Questo è il mio augurio per noi e per tutti. Re Arduino augura a tutti coloro che parteciperanno al torneo di maggio. Beh, io auguro che chi conosce già il torneo si diverta tantissimo, e spero che ci siano anche delle persone che si avvicinano quest'anno, appunto, essendo di nuovo una situazione più libera, più rilassata, che ci sia la voglia di tanta gente di scoprire anche questa bellissima festa, che ha una storia veramente grande di anni di divertimento, di spensieratezza, che è la cosa più bella che ci possa essere in una festa. Un augurio o una raccomandazione al tuo re? Ma l'augurio è sicuramente, questa esperienza l'abbiamo sognata a lungo, perché in realtà la nostra domanda è stata portata molto prima del Covid, quindi nel 2019, quindi in realtà sono anni che segniamo questo momento, e quindi il mio augurio è sicuramente quello di viverla completamente, profondamente, perché sappiamo essere un'esperienza unica che non capiterà più. E la raccomandazione, mi raccomando, il Natale. Un augurio o una raccomandazione alla tua regina? Vabbè, sicuramente le auguro che si diverta, che possa vivere a pieno questi giorni, saranno giorni intensi e saranno sicuramente bellissimi, e quindi spero che il sogno che abbiamo così aspettato per questi anni si realizzi nel migliore dei modi. Un saluto a tutti i lettori e telespettatori di Obiettivo News. Io vi aspetto al torneo di maggio, spero di incontrarvi tutti, venite, ci beviamo un bicchiere di vino insieme, e insomma che sia un grande divertimento. Vi aspettiamo per divertirci insieme. Ciao a tutti.